Ciao ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Scusate amici, sono presissimo, sto giocando con i miei nuovi Pini Pon Action e mi sono appena arrivati. Ora devo capire come gestirli. La situazione qui sembra tutt'altro che tranquilla. Nino, Nino, Nino. Ragazzi, c'è del fumo laggiù, presto, bisogna intervenire. Amici, voglio farvi una domanda. Sapete dirmi chi spegne gli incendi? Carabinieri, pompieri o polizia? Rispondetemi nei commenti. Vediamo che sta succedendo. A Casetta LOL c'è molto fermento. Eh sì, perché sta per iniziare una puntata della loro serie TV preferita. È iniziata? Ancora no. Ragazzi, manca poco. È iniziata? Manca poco. Allora è iniziata? Sì, sta cominciando. Evviva! Scusa, io dove mi metto? È sullo sgabello. Ma come lo sgabello? Va bene, cara. Guarda, preferisco il cuscino. Ok, caro. Il super poliziotto. Con la macchina che bacia 450 km orari. Poliziotto John. Down, down. Ma quanto è bello! Ma l'avete visto? Eccoci al quartier generale del poliziotto John, il super poliziotto che è il terrore di tutti i ladri e di tutti gli impostori. Con il suo furgone speciale può acchiappare tutti i criminali della città e con la sua super macchina può correre in inseguimenti a 550 km orari. E anche nella puntata di oggi succede qualcosa. Sta suonando l'allarme, vedo il lampeggiante accendersi. Ma scherzi, è fantastico, io ho anche il poster. Vuol dire che c'è bisogno del mio intervento. Con cosa potrei uscire oggi, col furgone o con la macchina? Ma sì, con la macchina, voi che di andare a 550 km orari. E delinquente, sto venendo a prenderti. È proprio bello. In ogni storia che si rispetti, ci vuole un supereroe che ti risolve la situazione. Ecco, siamo arrivati. Guarda la tua nuova residenza. Guarda che bella stanza ti ho riservato. Non fare lo spiritoso. Non faccio lo spiritoso. Ci passerai tanto, tanto tempo. E ora, fila dentro, ladraccio. Con il super poliziotto John, nessun ladro può farla franca. Scusa, ma c'è il lavandino, c'è il letto, ma manca il water. Vabbè, imparerai a farlo nel lavandino. Ma uffa! È questo il carcere duro. Ciao, ciao! Ce ne fossero dei ragazzi come lui, così forti, supereroi. Ah, che bello, veramente bello. E ora torno a fare i miei esperimenti scientifici. Sto studiando la formula dell'invisibilità. Sì, perché il super poliziotto John è anche un bravissimo chimico. E poi c'è lei, la mia ultima invenzione, lo spara poliziotto John. Mi è sufficiente entrare in questa capsula e poi farmi lanciare. Però prima devo aprire il coperchio. Molto meglio, si respira anche meglio. 3, 2, 1. Verso un'altra missione! Ragazzi, Rollina, ma non avete sentito un rumore proveniente dal piano di sotto? Guarda, guarda, quelle borse sono allettanti, saranno piene di soldi, telefoni, gioielli. Che brutto ceffo quello! Oro e diamanti per tutti quanti, anzi, solo per me. Ma quello cos'è? Sushi, ma se ne mangiassi un po'? Proprio buono, mamma mia! Speriamo che non abbiano sentito il rumore. Ma mi sa che hai ragione. Che peccato, c'erano ancora dei pezzi molto buoni. Ma non sarà mica che c'è veramente un ladro. Vabbè, concentriamoci sul furto. Oh no, ma che fa quello? Oh, mi sa che hai ragione. È terribile, Lollina, cosa possiamo fare? Chiamiamo il poliziotto John. Fai il numero. Giusto, ragazze. Pronto? Senta, ci serve subito una pattuglia. Se mi dice dove, signor? È a Casetta LOL. Va bene, ho capito. Senta, però ci manda il super poliziotto John. Arrivaglie, e quello è solo un film. Vabbè, ci mandi qualcuno, siamo in pericolo. Va bene. Che ha detto? Ha detto che arriva subito. Ma è lui? Era il poliziotto John? Guarda, non mi sembrava proprio lui dalla voce. Ladri, ladracci, vabbè. Andiamo un po' a vedere che cosa sta succedendo in quella casa. Furgone speciale, macchina che va 500...
50 all'ora, se lo sapessero. Che ho solo quella moto. E vabbè, secondo me guardano troppi film. Andiamo, va. Oh, l'ho lasciato aperto. E se vengono i ladri? Ecco, meglio, va. Presto, fate presto! Senti, ma nascondiamoci. Sì, giusto, ma piuttosto, ma panchino, dov'è? Temo sia quello lì sotto il cuscino. Ah, ragazzi, ho paura. Ah! Tranquillo, sta arrivando un poliziotto. Meno male. Oh no, il rompiscatole. È finita la pacchia. Sei in arresto, bello. Eccomi, signora. È lei che mi ha chiamato? Sì, certo, sono io. Tutto a posto. Quel ladraccio l'ho beccato. Oh, meno male, grazie. Continuate pure a guardare il super poliziotto John. Ma per i lavori veri ci vuole il poliziotto Spartaco. Lei è stato il nostro eroe. Prego, prego, non c'è di che. Senti, coso. Sì, dica. Può uscire dal cuscino, è tutto sotto controllo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ah, meno male. Meno male, siamo salve. Ah, che paura che ho avuto. Sapessi io. Sapessi io. Comunque, sì, mica male pure il poliziotto Spartaco. Hai ragione. E anche questa volta t'ho acchiappato. Ma dove pensavi di andare? E sai che con me non c'è scampo. Ma se sono scappato 10 volte. Ecco, infatti adesso ti ho messo la palla al piede. Questa volta non mi scappi più. E mo mi vado a mangiare una bella pizza. Ah no, lo devo mettere nella cella. Ecco, bravo, almeno dormo. E allora sogni d'oro. Ciao. Margherita? Quasi quasi. Quelle due confabulano. Secondo me gli piace il nuovo poliziotto Spartaco. E a voi? Vi è piaciuta questa puntata? Spero di sì. Happy, ti sei divertito? Un bacione a te e a tutti quanti. E soprattutto iscrivetevi a Mega Wow e seguite anche le storie di noi LOL sul canale di Barbara d'Alessandro. Ciao, a presto! Amici, che avventura, quanta azione, che colpi di scena! Ora mi posso rilassare, finalmente è risolta. Tutto è bene, quel che finisce bene. Ragazzi bravi, avete risposto giusto in tantissimi alla mia domanda. Gli incendi vengono spenti dai pompieri. Lo sapete che da grande mi piacerebbe tantissimo fare il vigile del fuoco? Ma è un mestiere che richiede tanto coraggio. Staremo a vedere. Ho ancora un po' di tempo per capire quale sarà la mia strada. E voi? Sapete già cosa volete fare da grandi? Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi.